Sviluppare la persona col coaching, questo è l'obiettivo dichiarato dagli autori del libro Un talento per la politica, Nicoletta Lanza e Fabio Padovan. Il libro rappresenta una sorta di manuale per chi si avvicina alla politica e vuole farlo con la formazione necessaria, o chi è già in politica ma ha bisogno di un periodo formativo per il raggiungimento di una leadership. Ascoltiamo gli autori. Cercare di sollevare un po' la discussione attorno al tema della formazione dei giovani in politica, questo è stato il nostro approccio, la nostra intenzione, cioè come si avvicinano i giovani, i talenti giovani alla politica e soprattutto come è possibile creare una formazione più sulla persona che non sui contenuti tecnici, e questo viene dal nostro lavoro ovviamente di coach. Noi abbiamo proprio raccolto la nostra esperienza che ci viene dall'azienda e quindi abbiamo detto: come fa un giovane a capire se ha il talento e le caratteristiche per affrontare l'arena politica? E quindi abbiamo scritto questo manuale dove potrete trovare le caratteristiche, quindi la caratteristica della gestione della propria leadership, la gestione del dire di no, la gestione del creare rapport e creare empatia con la gente e tutte molte altre che troverete nel libro. Nicoletta Lanzi e Fabio Padovan sono coach e trainer for Manager, il network di consulenti specializzati che si occupa di coaching e di formazione avanzata per aziende e per la politica. Da anni sono impegnati nell'ambito dello sviluppo manageriale, nella ricerca e nell'innovazione di metodologie per far emergere i talenti. L'Associazione Culturale Ovidiana non è nuova iniziativa del genere. Ne parliamo con il presidente Davis Di Ciò. Ci sembra che in momenti di grande incertezza, forse in tutte le professioni e anche nella politica, che è una professione a tutti gli effetti, bisogna avere talento. Questo libro spiega come poter migliorare il talento naturale che uno ha nel gestire le relazioni, ma anche a trasformare i contenuti che si già posseggono in qualcosa di con orientamento manageriale, perché la politica dei tempi moderni è sì rappresentanza di interessi, ma è soprattutto anche capacità di far diventare questi interessi dei fatti concreti nell'ascolto, come dire, dei bisogni della gente e nelle interlocuzioni con gli altri livelli istituzionali. Quindi un libro, come dire, anche di stimolo a chi fa politica e di incoraggiamento a chi la vuole fare.